l'ossessione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora: sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te, tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, le nostre sono solo parole, 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 parole. E ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto ed io non so cosa dire, non troviamo il motivo neanche per litigare, siamo troppo distanti, distanti tra noi, ma le sento un po' mie. Le paure che hai vorrei stringerti forte e dirti che non è niente, posso solo ripeterti ancora, ripeterti ancora. Accada, noi ci vediamo
a casa. Ed eccoci con Michela Marinò nella doppia veste di musicista e interprete. Com'è questa platea? Questa platea è una platea familiare e quindi calorosa, ci si sente sempre a casa con il canta che ti passa, per questo dopo un po' di tempo comunque ho riscelto di ripartecipare, di ridivertirmi, perché poi è un divertimento fondamentalmente. Michela, che ricordo hai della primissima edizione cui hai preso parte? È un ricordo dolce, perché ero 19enne, poco più che 19enne, e era la mia prima esibizione davanti a un pubblico in assoluto dove cantavo, perché in realtà prima di cantare ho ballato per tanto tempo e quindi era la prima volta che cantavo e mi cimentavo in questa cosa e facendolo proprio in questa manifestazione con il canta che ti passa. Quindi è un ricordo dolce. Michela, ballo, musica, canto, quale tra queste tre passioni prevale nella tua vita? Devo dire la musica in assoluto, e lo strumento, il suonare, quindi creare questo flusso di emozioni con lo strumento, in assoluto, penso di sì. Grazie alla nostra Michela, ad maiorem sempre. Sempre.